racchiuso dalle mura urbiche, sulla sommità di un alto colle. Il centro storico di Alatri ricalca ancora oggi il complesso e suggestivo impianto della città antica. L'intero tessuto urbano è caratterizzato da un intricato dedalo viario, con nobili vie medievali e vicoli pittoreschi, che dalle porte cittadine conducono in salita all'imponente Rocca dell'Acropoli. Il mistero della sua origine orientale riemerge ancora oggi attraverso entusiasmanti scoperte. Per quanto riguarda le relazioni archeoastronomiche dell'Acropoli di Alatri, il disegno prodotto dalla cinta megalitica che la costituisce è un poligono irregolare, che è stato costruito con un pensiero, poco condizionato dalla natura del terreno. Con le parole di Don Giuseppe Capone, affermo che l'ispirazione ai suoi costruttori sia venuta guardando in un cielo pieno di stelle la costellazione di Castore e Polluce, i gemelli, i cui punti più luminosi fanno un disegno che sembra davvero quello dell'Acropoli. C'è molto da indagare. Non sono ancora stati approfonditi, infatti, gli studi sui diversi allineamenti astronomici del territorio che collegano le varie piramidi del mondo ad Alatri, come ad esempio la linea megalitico-solstiziale Alatri-Giza. La linea megalitico-equinoziale Alatri-Attusa. La linea megalitico-solstiziale Alatri-Visoko. Con osservazione dalla porta minore, il sole, negli equinozi, tramonta tra Fumone e Montelungo. Ancora un riferimento implicito alla fecondazione della terra, elemento femminile, da parte del sole, elemento maschile. È possibile cogliere in questo un collegamento con il mondo egizio? In effetti, incuriosisce l'analogia suggerita da un geroglifico, Laket. Il professor Giulio Magli ha ipotizzato che tale simbolo ricordi nella sua figura il tramonto del sole tra le piramidi di Cheope e quella di Chefren. Gli elementi di indagine che ho inteso fin qui proporre dovranno trovare future azioni di ricerca e di studio. Ma a conclusione, mi piace oggi citare tre testimonianze che riaffermano, in epoche diverse, lo stesso concetto di un'origine arcaica per la nostra città. L'archeologo François Petit Radel, nel XVIII secolo, scrive: «La fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica, risalente al 1539 a.C. L'archeologo Cesare Antonio De Cara, agli albori del XX secolo, sostiene con energia: le città pelasgiche dell'Italia meridionale e centrale devono appartenere ad età di molto anteriore all'età storica degli Elleni, essendo l'architettura loro del tutto diversa, sia per la qualità delle pietre, generalmente più grandi e talora anche enormi, sia per la forma. Da questa sola considerazione si può argomentare quanta sia l'insipienza e l'ignoranza di coloro i quali affermano le città del Lazio dette pelasgiche essere state fabbricate dai Romani. Il professor Giulio Magli scrive nella prefazione alla Progenie Etea nel 2009: «L'Acropoli di Alatri è abitualmente attribuita ai Romani, con la fretta tipica di una certa archeologia ufficiale. Di fatto, però, non se ne conoscono con certezza né l'età, né lo scopo, né gli artefici. Alatri, la sua Acropoli, i suoi misteri».